Ciao a tutti! Oggi, in occasione del 25 aprile, dei festeggiamenti per il 25 aprile, per la liberazione d'Italia, cerchiamo di capire un po' come sono andati i fatti e cerchiamo un po' di correggere un tipo di interpretazione politica che si vede, che si sente in giro da un ventennio a questa parte. Ora vediamo un po' cosa voglio dire. Allora, intanto in tutti i territori occupati dai nazisti si è, diciamo, creata in maniera spontanea una resistenza, cioè dire dei movimenti di liberazione nazionale. In alcuni casi, come ad esempio in Jugoslavia, questa resistenza, quindi questa guerra contro l'occupazione tedesca, è stata portata avanti dal Partito Comunista. Però non è andata sempre così nelle altre nazioni, anzi il caso della Jugoslavia è piuttosto unico. Ad esempio in Danimarca e in Norvegia la resistenza, quindi la lotta contro i tedeschi, è stata portata avanti dalla gente comune. In questo caso diciamo è una resistenza di basso profilo, perché non c'erano scontri veri e propri, è ovvio che le persone non potevano combattere contro l'esercito tedesco e quindi si trattava di azioni di sabotaggio, di attentati per cercare di rallentare l'avanzata tedesca. Il fattore tempo era importante, quindi potevano far saltare un ponte, una ferrovia, dei rifornimenti e cose del genere. In altri casi, come la Polonia, addirittura la resistenza è portata avanti da quasi tutti i partiti tranne quello comunista. La Polonia, ovviamente, giustamente, i polacchi temevano sia Hitler che Stalin allo stesso modo, che poi sono quelli che si sono divisi, sono messi d'accordo per dividersi la Polonia. E infatti nell'insurrezione di Varsavia del 44 contro i tedeschi, i sovietici non mandano aiuti, proprio perché, diciamo, questa resistenza contro i nazisti, ma anche contro i sovietici. Poi c'erano in altre nazioni, non la resistenza contro i sovietici vera e propria, perché l'occupazione era nazista, però questo non fidarsi dei sovietici. In altre nazioni, come la Grecia, la Francia e l'Italia, invece la resistenza è stata portata avanti da un gruppetto di partiti che andavano da un ampio raggio, diciamo, dai partiti di sinistra, al Partito Comunista, anche fino ai partiti di destra, e ora vediamo. E in Francia è il caso emblematico della resistenza guidata da Charles de Gaulle, che era il leader francese di destra. Tutte queste resistenze avevano in comune che, oltre all'occupazione tedesca, combattevano contro una serie di collaborazionisti, cioè alleati dei tedeschi. E questo avviene ad esempio in Croazia, dove ci sono i nazionalisti, i nazisti croati, che erano alleati degli italiani e dei tedeschi. Ma anche in Francia e in Norvegia, in Francia c'è proprio un partito, ma anche in Norvegia, un partito nazista, che si schiera con Hitler, e quindi la resistenza deve combattere sia l'occupazione tedesca che un fronte interno, e questo accade ovunque. Il caso dell'Italia è un caso, diciamo, emblematico, perché la resistenza ovviamente non era soltanto nei confronti dell'occupazione tedesca, ma era anche tutta una serie di, diciamo, collaborazionisti che poi derivavano dal partito fascista. In Italia la resistenza comincia dopo l'armistizio dell'8 settembre. Facciamo un passo indietro per comprendere, diciamo, come si è arrivati. Dopo un iniziale successo nella Seconda Guerra Mondiale delle truppe tedesche, tra il 39 e il 40, gli inizi del 41, nel 41 la situazione cambiò in maniera decisa. In un anno, in pochi mesi l'uno dall'altro, entrano in guerra gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e la Cina. Beh, insomma, non c'è bisogno di spiegazione, si capisce che queste tre nazioni da sole hanno, diciamo, cambiato le sorti della guerra, ma questo era inevitabile. La Germania non aveva scampo.
A parte l'apporto dell'Italia pressoché nullo, era alleata del Giappone. Aveva sì conquistato tutta l'Europa, ma c'erano dei movimenti, diciamo, come abbiamo detto, di resistenza molto forti. E quindi, fallita la guerra lampo, la Germania capì subito che la guerra era persa. E infatti i cambiamenti si videro subito. Già nel 1942 gli Stati Uniti cominciarono a riprendere il controllo del Pacifico. E la Russia, dopo l'assedio di Stalingrado, contrattaccò e diciamo, ci fu la prima sconfitta vera e propria dei tedeschi. E anche gli inglesi cominciarono a prendere il controllo del Nord Africa. Quindi la guerra era già persa. Infatti a Teheran nel 1943 si cominciano a incontrare le potenze Stati Uniti e Inghilterra per decidere le sorti dell'Europa. Dal controllo del Nord Africa passano in Sicilia e c'è cioè il famoso sbarco del 9 luglio del 1943. Prima avevano già preso Pantelleria e Lampedusa e infatti, diciamo, lo sbarco era previsto. Mussolini disse quella famosa frase: li fermeremo sul bagnasciuga. Questo per comprendere che non era una, diciamo, una sorpresa. Stavano aspettando lo sbarco in Sicilia. Nonostante tutto, in poco più di un mese la Sicilia viene conquistata. All'inizio in maniera facile, quando sbarcano Licata, Avola, Noto, vengono prese praticamente passeggiando. Poi Hitler mandò dei rinforzi aerei, però era ormai troppo tardi. Il danno d'immagine del fascismo fu enorme. Al nord ripresero gli scioperi che non accadevano da 20 anni. E il re capì che la guerra era persa, anche perché il re aveva detto più volte a Mussolini, ma anche lo stesso Ciano, che era il genero, aveva detto più volte a Mussolini che l'accordo con Hitler non andava fatto. Mussolini andò avanti in ogni caso. Comunque, 2 settimane dopo lo sbarco in Sicilia, il 25 luglio, Mussolini viene destituito, anche col voto contrario di Ciano, che è il genero, il figlio, il marito della figlia. Viene arrestato e viene sostituito da Badoglio. Il re capì che la guerra era assolutamente persa, non c'era speranza alcuna, perché la Germania stava, diciamo, arretrando e l'Italia non aveva, le forze per, fare nulla, anche perché la presa della Sicilia in un mese è un fatto gravissimo. Le forze italiane non sono riuscite a concludere niente, qualcosina le forze tedesche. E quindi il fascismo cadde di schianto. Il 3 settembre il nuovo governo, presieduto da Badoglio, chiede la resa agli Stati Uniti, all'Inghilterra. Però gli Stati Uniti e l'Inghilterra dicono sì, va bene, però a patto che entri in guerra tra di noi. E l'8 settembre viene reso pubblico. Questo è un punto centrale che molto spesso viene criticato, soprattutto da destra, dicendo che insomma è un tradimento. L'Italia non aveva assolutissimamente speranze. Se non si fosse arresa, le città italiane sarebbero state bombardate dalle truppe alleate, esattamente come è successo nella Germania. Quindi questo è chiaro, questo è ovvio, era già previsto i piani. E in Germania, la Germania è stata bombardata fino a una settimana prima del 1945. Città come Dresda sono state assolutamente rase al suolo. Ora, con tutto il rispetto per Dresda, con tutto il rispetto per gli eventi tragici, però una cosa è bombardare Dresda, una cosa è bombardare Firenze, Venezia e Roma. E quindi nel frattempo il popolo italiano, la gente comune, senza aspettare alcun partito, alcuna organizzazione, è insorta volontariamente. Il caso emblematico è quello di Napoli, che si libera da sola. Poco tempo dopo, tutte le forze antifasciste organizzano, si mettono d'accordo, un comitato di liberazione, chiamato CLN, formato da 6 partiti. Erano 9 membri più il presidente. Questo è un punto centrale perché si capisce che cosa è stata la resistenza in Italia e si capisce che
diciamo, la versione che passa in questi ultimi decenni, la guerra civile tra fascisti e comunisti, è una bestialità storiografica enorme. E ora vediamo. Allora, in questo CLN c'erano sei partiti, due di sinistra, Partito Comunista e Partito Socialista, due di centro, Partito d'Azione e la Democrazia Cristiana, e due di destra, Democrazia del Lavoro e Partito Liberale. Ora, sembra strano, secondo quello che abbiamo letto e sentito in questi anni, come se fosse la resistenza gestita soltanto dai partiti di sinistra. Ma andiamo a vedere, questo lo potete vedere tranquillamente voi online, in qualunque libro. La Democrazia del Lavoro era un partito che era formato da notabili liberali prefascisti. È vero che ne ha uno membro, quindi meno rispetto al Partito Comunista, rispetto al Partito Socialista. Però ci sono. Il membro delle Democrazia del Lavoro era un tale Meuccio Ruini, potete controllare tranquillamente. Era stato interventista, nazionalista e colonialista. Nel 1920 era stato pure ministro delle colonie. Quindi, ovviamente, non può essere definito un socialista o un comunista. Il membro liberale era un tale Alessandro Casati, che era un nobile milanese che fu ministro della pubblica istruzione nel primo governo Mussolini, quindi aveva aderito al fascismo, prendendone parte in maniera attiva. Il presidente di questo CLN, questo Comitato di Liberazione, quindi è Ivanhoe Bonomi, Bonomi, scusate, era un socialista, ma era stato espulso dal Partito Socialista insieme a Mussolini per l'appoggio della guerra coloniale in Libia. Fece parte del governo Giolitti, era un massone, era un interventista ed era ministro della guerra, era stato ministro della guerra. Fu morbido nei confronti delle squadracce fasciste degli anni 20-21 e addirittura nel 22 votò la fiducia al primo governo Mussolini, il presidente del CLN, quindi siamo nulla di più distante da comunisti, ma anche perché all'inizio, quando si stava formando la resistenza, immediatamente i servizi segreti americani fanno di tutto per, diciamo, mettere in un cantuccio i comunisti e mettere gli uomini giusti al posto giusto. Ancora una volta, ripeto, questo dimostra, lo potete controllare ovunque, che la lotta tra la guerra civile tra fascisti e comunisti è un'invenzione. Un'invenzione della sinistra che è stata poi utilizzata dalla destra. Al nord Italia c'era il CLNA, il Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che era una costola del CLN, diciamo quello romano. E anche lì le cose vanno nella stessa maniera. Il presidente qui a Milano era un tale che si chiamava Alfredo Pinzoni ed è uno ben visto dagli americani, parlava correttamente inglese. Questo qui, nonostante non fosse più giovane, nel 1940, quando l'Italia entra in guerra, si arruola volontario nel 40 e combatte col grado di maggiore nell'esercito di Reggio, quello di Mussolini. Fino agli inizi del 42, improvvisamente capisce come vanno le cose e nel 43 diventa antifascista. Questa divisione tra sinistra, destra e centro si rispecchiava nelle formazioni militari. C'era la brigata comunista, la brigata Garibaldi, che era numericamente la più numerosa, questo ovviamente va detto, ma c'erano anche le brigate, quindi militari del Partito d'Azione, socialisti, repubblicani, cattolici, e c'era una brigata che era la seconda più numerosa dopo quella comunista, formata da monarchici e di destra. Ad esempio il caso di Fenoglio che partecipa, vengono chiamati gli azzurri, a questa brigata di destra antifascisti però. E veniva chiamata la Federazione Italiana Volontari della Libertà. In questa brigata c'erano un presidente dell'AGIP, c'era il presidente di Confindustria, c'è gente che poi aderirà all'AP2, c'era Enrico Mattei, c'era Giuseppe Cordero di Montezemolo, c'erano dei generali, delle persone che poi parteciperanno a Gladio.
Quindi capite che queste persone è la seconda brigata più numerosa. E ovviamente stiamo parlando di persone di destra che abbandonano il fascismo in parte per convinzione, in parte anche per calcolo politico. E poi c'erano tantissimi cattolici e i badogliani, che chiamati così, che era, diciamo, i fascisti che hanno abbandonato Mussolini perché si capisce, hanno capito subito che la guerra era assolutamente persa. Ma non è tutto, c'erano gli alpini che tornavano dalla Russia, c'era la Guardia di Finanza, la Divisione Piave, i Granatieri di Sardegna, le Fiamme Verdi, c'erano anche i Carabinieri. Nel sito dei Carabinieri potete andare voi stessi a vederlo, ci sono decine e decine di persone decorate con la medaglia d'oro a valor militare perché hanno dato la vita per combattere contro l'occupazione nazista. Addirittura c'era un fronte clandestino di resistenza dei carabinieri che era attivo prima del 43. Quindi queste cose sono tutte cose che si possono vedere tranquillamente online. Sto citando il sito ufficiale dei carabinieri, quindi non è che stiamo citando una cosa segreta. Queste formazioni partigiane tutte erano comandate da Raffaele Cadorna, che era un generale, era il figlio del Luigi Cadorna, quello della Prima Guerra Mondiale, ed era il nipote di Raffaele Cadorna, quello della Breccia di Porta Pia, quindi generali da generazione in generazione. Questo Cadorna aveva combattuto nella Seconda Guerra Mondiale tranquillamente nelle fila del Regio Esercito, l'esercito di Mussolini, e poi anche lui diventa antifascista. Dal punto di vista, nemmeno dal punto di vista politico, esiste una fantomatica egemonia comunista. Dopo Mussolini, il primo presidente del Consiglio è Badoglio. Poi abbiamo Bonomi, che abbiamo visto. Poi abbiamo Ferruccio Parri, che per prima cosa incontra i servizi segreti americani che lo mettono lì. E poi abbiamo il democristiano De Gasperi, che insomma, conosciuto, non c'è bisogno. Quindi alla presidenza del Consiglio dei Ministri sono tutte personalità di gran lunga lontane dal mondo comunista e anche socialista. Questa spaccatura tra le parti del CLN, tra due di destra, due di sinistra e due di centro, era nettissima, era fortissima e infatti si rischia lo scontro. Lo scontro che viene sanato dato gli atti che rientra dalla Russia con gli ordini di Stalin che dice per adesso combattete Hitler, poi si pensa. E così succede perché senza questo, diciamo, questa svolta, la situazione sarebbe stata, diciamo, ingarbugliata. E di contro c'erano i tedeschi e la Guardia Nazionale Repubblicana, che erano gli uomini di Mussolini che si erano messi insieme alla Repubblica di Salò. Ora, qui è stato calcolato che abbiamo all'incirca un 70.000 uomini, dall'altro lato abbiamo tutta Italia. Questo non giustifica una guerra civile, non solo nei numeri, ovviamente tutta Italia contro 70.000 uomini, ma anche perché questi uomini di destra che appoggiano i nazisti ci sono stati in tutti gli altri paesi, in Francia, in Danimarca, in Norvegia, in Croazia, ovunque, ma in nessun paese al mondo, in nessun paese d'Europa si parla di guerra civile. In Francia il partito nazista e la destra è stata, insomma, numericamente molto molto forte. E poi ovviamente c'era la gente comune, il cui contributo è stato importantissimo, prima ancora di quello partitico. La presa di Napoli, abbiamo detto, nel 43, poi la liberazione di Roma nel 44 e quella di Milano il 25 aprile del 45. Per questo si festeggia. Ora, subito dopo il 45 e subito dopo il 25 aprile la situazione era ancora ingarbugliata, quindi il 25 aprile non finisce tutto. La mattina gli operai delle fabbriche Sesto San Giovanni insorgono. Il pomeriggio c'era un incontro all'arcivescovado tra Mussolini e una delegazione del Comitato di Liberazione Nazionale, capeggiato da Cadorna,
i tedeschi stavano trattando la pace separatamente. E siccome si trattava sulla resa incondizionata, siccome la resa incondizionata non arriva, Mussolini viene fatto fuggire e va a Como nella speranza di raggiungere la Svizzera insieme ad altri gerarchi fascisti con l'aiuto dei tedeschi. All'alba del 27 Mussolini si aggrega ad un convoglio tedesco, però all'ingresso dell'abitato di Musso viene bloccato dai ragazzi della brigata Garibaldi. I tedeschi ottengono il permesso di passare a patto che lasciassero tutti gli italiani. Mussolini si traveste, diciamo così, da tedesco, il cappotto tedesco, l'elmo tedesco, si finge ubriaco, però viene scoperto ugualmente. L'ispezione del convoglio tedesco è a Dongo e lì Mussolini viene riconosciuto e consegnato alla Guardia di Finanza. Alle 23 del 27 si riunisce il Comitato di Liberazione, si decide per la fucilazione e alle 16 del 28 viene ucciso. L'ultima cosa che abbiamo finito, anche dopo il 25 aprile, l'Italia non ha politicamente questa predominanza comunista. Nelle prime elezioni libere, quelle del 2 giugno del 46, la DC prende il 35% dei voti, quelli sia per la Costituente sia per il referendum, e il PC 19. È vero che al nord le cifre sono differenti. Diciamo, i voti per il blocco di sinistra sono più alti perché lì hanno vissuto la resistenza con orrore. Al meridione d'Italia i voti democristiani sono di gran lunga superiori, ma nemmeno nel 48 esiste questa predominanza comunista, perché l'elezione del 48 la DC e il blocco, diciamo, conservatore prende il 48,5% dei votanti. Quindi questa lettura, che è la resistenza come una guerra civile tra fascisti e comunisti, è un'invenzione storiografica creata ad arte da buona parte della sinistra e poi viene utilizzata dalla destra per sostenere che non era giusto e che la guerra civile va condannata. In effetti, tutte queste cose che io ho detto potete tranquillamente controllare. E basta, ho finito. Buona liberazione a tutti, però non ve ne andate, vi devo dire tre cose. Numero uno, ho pubblicato nell'estate del 2020 un libricino di poco più di 100 pagine tratto dalle mie lezioni che narra delle vicende dall'anno 1000 all'anno 2000, così come narro io, spero semplice, spero chiaro. Numero 2, nel mio sito www.adrianodigregorio.com potete trovare tutti i riassunti delle lezioni vecchie. Potete scaricare, gratuitamente in PDF, senza login e senza niente. L'ultima cosa, c'è un gruppo Facebook, Le lezioni di Adriano Di Gregorio, per chi di voi volesse contattarmi con grande piacere. Ciao a tutti!